io so che quella è una società pubblica dove tu sei. Stefano Seracini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Città Sant'Angelo, che tra l'altro è una delle città più colpite dalla carenza idrica, dove ci sono, mi ha detto prima, anche delle situazioni paradossali che riguardano diverse famiglie della città. Esattamente, buongiorno Stefano Seracini. Le situazioni sono paradossali ad ogni livello. Parliamo innanzitutto di situazioni in cui a Marina di Città Sant'Angelo l'acqua non c'è stata per almeno 10 giorni. La situazione a livello di rete, struttura idrica, è in questo stato. C'è una perdita dal 60 all'80% del quantitativo d'acqua che arriva. Significa che se fanno arrivare una bottiglia d'acqua, a noi ne arriva meno di un bicchiere, questo per avere un'idea di carattere in concreto. A Città Sant'Angelo noi abbiamo 3 sorgenti, 2 sono inserite tra Colle di Sale e Villa Cipressi, che hanno una tale pressione per cui quando vennero istituite e costruite le reti, la pressione viene inviata fino alla parte di piano per poi ripomparla in alto. Queste le prime 2 sorgenti che sono state tappate per costruire una strada che ad oggi è piena di buche e dove tra l'altro passa l'autobus per la comunicazione diretta. Inoltre la terza fonte è inserita in Fonte Umano. Fonte Umano è una contrada che si chiama così perché sotto c'è una grotta del paleolitico in cui stalattiti e stalagmiti si formano per induzione dell'acqua, si forma l'acqua, e se a Città Sant'Angelo ci fossero 2 anni di siccità dove non piove mai, non mancherebbe comunque l'acqua. Quindi la situazione va dal paradossale all'assolutamente folle, e tutto questo è responsabilità non solo in questo caso, e mi dispiace dirlo, del sindaco, ma dei dirigenti dell'ACA. Io invito il sindaco a prendere il suo dirigente, a sollevarlo da quell'incarico, a fargli causa con tutti i cittadini di Città Sant'Angelo, a dare la situazione acqua ad una partecipata o ad un sistema pubblico per gestirlo, perché si può fare, perché il sindaco ha il potere e a questo punto neanche il dovere verso se stesso, verso la famiglia, verso coloro che conosce e verso tutti i cittadini di qualunque categoria. All'incirca quanti cittadini sono interessati da questa carenza idrica? Guardi, in una situazione di 14.980 cittadini che sono quelli di Città Sant'Angelo, almeno 5.000 persone che sono quelle che risiedono nella zona di Marina di Città Sant'Angelo. Ma le zone poi hanno creato e hanno delle problematiche in base alla tipologia della struttura delle condutture, il che significa che ci possono essere case in altre contrade e poi in un comune così ampio che non hanno acqua, conclude il consigliere.